Buongiorno a tutti, benvenuti in un nuovo vlog e super giornata soleggiata, bellissima, c'è anche un po' di vento, quindi è proprio super sereno e qui c'è una polpetta che si è fatta bella bella perché oggi vengono i nonni, i miei genitori a trovarci. Tra l'altro vi ho messo su Instagram una scenetta, se non mi seguite, seguitemi, ve lo lascio qui sotto, una stories in cui lei si toglieva sempre le babbucette perché andavano lievemente larghe e quindi le ho aggiunto dei calzoncini sotto e adesso va molto meglio. Questo qua era pinzato dentro, però si toglie. E guardatela un po' qui. Ciao amore! È un po' infastidita perché è il singhiozzo, l'ho tenuto anche un po' in braccio, ma niente da fare. Poi va via da solo. Va via da solo questo singhiozzino antipatico. Abbiamo fatto la pappa. Cosa guardi di bello? E niente, quindi anche questa giornata ha inizio. Stanotte ho dormito pochissimo, credo un'ora e mezza, più o meno sì, un'ora e mezza, tra le poppate, tra che era un po' infastidita dal vento, perché stanotte c'era vento e lei, abbiamo notato che è proprio irrequieta se c'è il vento, credo sia normale nei neonati e quindi insomma patatina, si sta facendo fare un bel massaggio alla panciotta. Tutta estasiata. Sì, massaggino alla pancia, che bello! Che bello questo massaggino alla pancia! E niente, comunque, nottata andata, insomma. Per ora sono ancora sveglia, penso che in tardo pomeriggio mi coricherò un po' a dormire anch'io, perché sennò un'altra nottata così non la reggo. E Fede oggi è a casa da scuola perché in questi giorni aveva un po' di mal di pancia, quindi insomma non era proprio in forma e ho preferito tenerlo a casa tranquillo. Sta facendo anche una cura per questo mal di pancia, quindi insomma è andato dalla pediatra e tutto quanto. E niente, vi devo poi far vedere un paio di nuovi arrivi, due tutine, due regalini nuovi e poi appunto preparo il pranzo, farò il minestrone di verdura. Tra l'altro, non so se ve l'abbiamo detto, ma oggi è giornata speciale perché è caduto il moncone. Siamo libere! Un paio di giorni e possiamo fare il primo bagnetto. Wow! Appena arrivato un paccone sorpresa dalla mia amica Sistiana, che saluto, ciao sis, e niente, quindi lo apriamo. Sono curiosissima, mi aveva accennato che mi mandava questo pacco, io sono super super curiosa e qualsiasi cosa sia non dovevi. Allora, guardate che ci vediamo dopo, Ok, la mia amica è impazzita. Quanta roba mi ha mandato? Oddio. Ma allora aspettate perché.
Aspettate. No! Mi ha mandato un sacco di cosine, ragazze! Oddio! Oddio, ma non dovevi! Salto super temporale perché poi sono venuti i miei genitori, quindi insomma abbiamo preso un bel caffè, abbiamo chiacchierato, hanno visto la bimba, quindi insomma ho perso un bel po' di tempo e eravamo rimasti al fatto che ho aperto la scatola della mia amica Sistiana e quindi adesso con calma vi faccio vedere cosa mi ha mandato. Veramente è stato un tesoro, non doveva assolutamente, però sono rimasta veramente col cuore intenerito. Poi vi faccio vedere anche questi due ultimi regalini che ci sono arrivati e insomma ora vi mostro tutto. Allora mi metto così riesco a mostrarvi bene tutto. Allora mi ha mandato queste splendide lucine di Maison du Monde, guardate che carine, a forma di cuore. Non vedo l'ora di trovare un posticino in casa per fare un angolo relax, magari quando si spengono tutte le luci, deve essere molto carino. Poi proveremo tutto quello che ho ricevuto, insomma, piano piano nei vlog, insomma, magari vi farò vedere, comunque veramente carine. Poi mi ha mandato questa crema che si chiama Beauty Mamma Smagliature, quindi proprio una crema elasticizzante, non vedo l'ora di provarla, anche se ormai le smagliature mi sono venute, però sicuramente magari aiuta la pelle a trovare l'elasticità perduta, ecco. Molto carino anche il packaging. Poi mi ha mandato quest'acqua qui, che è un'acqua micellare di questa marca qui, che non ho mai provato, quindi sono curiosissima di provarla, in caso vi dirò la mia. Poi mi ha mandato questo crema multiazione, penso sia sempre per il corpo, body care. Devo capire un attimino bene che cosa, a cosa serve, perché appunto è tutto in inglese, quindi poi me lo vado a leggere bene. Comunque questo qui poi vi farò sapere quando lo scopro. Poi questa qui che è una crema, un fluido che se non erro va a rendere la pelle più opaca, più sì, insomma, credo sia questo. Devo un attimino anche qua cercare, c'è scritto sì, fluido, allora fluido riequilibrante opacizzante, è anche la stessa marca dell'acqua micellare, quindi sono curiosissima di provare questa linea mai vista, cioè mai vista, non l'ho mai provata io. Poi questo qua di Bio Caloderma, che è una crema contorno occhi e labbra. Contorno occhi mi serve tantissimo, ragazze, per le mie nottate passate sveglia, sicuramente mi dà un tocco di vita, quindi questo qua lo devo provare assolutamente. Fedino ride perché lui dorme la notte, capito? E quindi ride. Poi mi ha mandato dei ciucciotti per la piccola Alessandra, questo qua, 0-6 mesi, dell'Avent, a forma di paperotto e di pinguino, sono veramente carinissimi. Questi sono 0-6 mesi e non contenta mi ha mandato anche 6-18 mesi, guardate che belli questi. Questi sono molto molto femminili, con l'unicorno tutto rosa, col gancettino trasparente, e poi questo qui più sull'aranciato con l'angioletto, veramente carinissimi. Questi qua sono Ultra Air, nuovo tipo, sempre Avent. Poi mi ha mandato questo, come si può chiamare? Sì, insomma, questo liquido per le sopracciglia della L'Oreal. Quando ho visto questo anche sono stata felicissima, perché sono sempre alla ricerca di prodotti nuovi per le sopracciglia. Non sono mai contenta e credo che le sopracciglia facciano veramente tantissimo nel trucco, nel viso, nel contorno viso. Insomma,
fanno tanto secondo me, quindi sono sempre alla ricerca di nuovi prodottini per disegnarmi le sopracciglia e sono curiosissima di provare questo qui della L'Oreal. Questo qua è il 105 Brunette, quindi per me è perfetto perché troppo scuro mi sta male, troppo chiaro mi sta male, quindi credo che questa sia la tonalità giusta, proprio un color cioccolato direi, sì, proprio un bel marroncino. E quindi anche questo sono rimasta veramente contenta di averlo ricevuto. Poi mi ha mandato un fondotinta della Dior che io non ho mai avuto la possibilità di potermi acquistare un fondotinta Dior, sono rimasta felicissima e sono curiosissima di provarlo, tra l'altro perché la tonalità mi sembra azzeccatissima. Questo qua è un 010 o 1N, non so quale delle due sia la sigla della tinta. Se qualcuna di voi è più esperta di fondotinta Dior, fatemelo sapere. Però sono curiosissima di provarlo, veramente. Prodotti Dior credo di non averli mai provati in tutta la mia vita, quindi sono felicissima di poterli provare. Poi mi ha mandato ancora questo prodottino qua che credo sia per le sopracciglia, sempre Cabrow di Benefit. E anche questo sono curiosissima di provarlo, ovviamente, però farò uno alla volta, insomma, vediamo un attimino. Ok, ho perso il fuoco. Tornerà, è tornato, ok? Quindi curiosissima anche di provare questo qui, che ha un packaging spettacolare, tra l'altro, veramente molto molto carino. Poi mi ha mandato un rossettino di Clio, della nuova linea di Clio. E contentissima anche di questo perché ho visto di questa sua nuova linea che ha lanciato, non ho ancora avuto modo di provare nulla, quindi sono contenta che mi abbia mandato una cosina da provare anche di Clio. Vediamo se riesco a... Aiuto. No, no, tanto adesso esce. Ecco. No. Ecco qua. La colorazione, tra l'altro, è una di quelle che piacciono a me abbastanza, insomma, per tutti i giorni, insomma, non è una cosa rossa, ecco. Il rosso è un colore che metto magari proprio per le occasioni, ma questi colori qua sul violetto, così, li utilizzo molto. Poi mi ha mandato questo qui che devo ancora capire bene se è colorato o meno, però a vederlo così mi sembra una cosa molto molto tenue, molto... Vi faccio vedere, state che vedete, molto molto rosato, tipo trasparente, e non, insomma, devo capire se lascia colore o meno. Anche questo di Dior ed è Lip Glow Color Reviver Balm, quindi devo capire bene anche di questo. Poi ha mandato anche questi due rossettini qua, sempre di Dior, sono rossetti liquidi. Che spettacolare il packaging perché sembrano rossetti veri, vedete? Fatti proprio così. E mi piace un sacco il packaging, veramente carino e lo proveremo poi insieme in un prossimo vlog. Però sono veramente belli. Questo qua è sicuramente più da tutti i giorni, io lo utilizzerò molto di più, quindi finirà in tempo zero. E questo qui rosso lo terrò proprio più per le occasioni un po' più speciali. Se vi interessano i numeri, non vedo scritto nulla. Vabbè, indagherò e poi nei prossimi vlog, in caso vi dirò, devo informarmi un po' con Sistiana, che sicuramente è più esperta di me, e le chiederò se c'è un modo di riconoscere il colore, anche perché non trovo nulla. Poi c'è ancora questi due prodottini qua. Allora, questo qui è di Benefit sempre ed è uno smaltino. Adesso vediamo se riesco a farvi vedere con una mano. Il colore è questo, quindi sempre tendente al rossiccio, molto fluo, lo trovo molto molto estivo. Si chiama Go Go Tint di Benefit. E poi invece questo qua è un mini rossettino Rouge Dior, sempre Dior. Ed è questo colore qua. Spero riusciate a vederlo perché con una mano sono veramente in difficoltà, ragazze. Ah, e poi ancora questo, ultimo e non meno importante, questa palettina di Lancôme, veramente veramente bellissima, la 11 Terre de Sienne,
E aspettate, perché anche qui con una mano è un po' complicato, ma è veramente bellissima. Anche di Lancôme non ho mai avuto modo di provare nulla. E aspettate che... Ok. Le colorazioni sono queste, tutti i colori che utilizzo abbastanza, cioè proprio il mio genere di colorazione, quelli sul marroncino rossiccio, questo qua nude, questi due più nude, insomma veramente carina. E vabbè, lì c'è lo specchietto con l'adesivo da rimuovere, veramente carina, quindi sono rimasta... Mi ha fatto proprio una bella coccola Sistiana, è stata dolcissima e insomma l'ho già ringraziata in mille lingue per telefono, insomma. E poi, non contenta ancora, rendiamoci conto che è caduto tutto, poi sistemerò, mi ha mandato anche delle cosine troppo dolci, a parte i ciucciotti, per la piccola Alessandra. Allora, questo peluscino qua, guardate che carino, è dolcissimo, con questo panciottino a pois tutto rosa, poi letterina, però questa è nel mio cuore, non la condivido so che capirete. Poi mi ha mandato questa tutina bellissima che mi piace un sacchissimo, ragazze, grigia con i pois rosa, ed è veramente veramente fine e carina, mi piace da morire. Guardate questa felpina, cosa non è, e ha questo cappuccetto. E poi ha mandato anche questo topolino qua per il primo Natale di Alessandra, guardate che carino, con ta-da, my first Christmas. Questo qua lo sfrutteremo tantissimo il prossimo Natale, il suo primissimo Natale, ed è veramente una cosa dolcissima. E poi ha mandato anche questa M-Baby Bio, questa crema lenitiva viso e corpo della Mediterranea Pharma, che proveremo prestissimo, appena finisco la prima che ho aperto la proverò. Sistiana, grazie ancora, ti mando tanti baci. Mua. Invece da Sara, un'amica di Riccardo, aspettate che con una mano sono un po'... ormai lo sapete, in difficoltà. Allora, ci ha regalato questa felpina qua che fa da giacchetta, praticamente sembra un cappottino primaverile, veramente veramente carino, e con queste faccette qua di cucciola proprio e si apre appunto con i bottoncini, così molto semplice, proprio da mettere in primavera. Mi piace un sacco, quindi grazie Sara, sistemo dopo. Le ragazze di Idexe, proprio sempre conoscenti di Ricky, ci hanno regalato una cosa proprio spettacolare, che quando l'abbiamo vista ci siamo inteneriti. E ci hanno regalato questa coperta bellissima, che tra l'altro è la prima copertina di Alessandra ufficiale, questa, con scritto tenere farfalline. Ci sono queste farfalline sia sopra che sotto, tutte rosa, veramente molto morbida, molto molto bella, e bianca con questi bordini, bordino rosa, così molto molto bella. Quindi grazie anche a tutte loro. E vi ho fatto vedere tutto. Ah no, manca ancora il completino fragola, che adesso Ricky va a prendere. Andrea, il collega sempre di Riccardo, ci ha regalato questo completino fragoloso. Guardate che carino, per quest'estate o per quando farà sicuramente più caldo. Però questa canottierina con questa faccina che sembra appunto una fragola, e poi il pantaloncino. Sì, questa era Alessandra che reclama la pappa e la tetta, infatti Ricky è andata a prenderla, adesso l'è tutta a mangiare. Però guardate che carino, è veramente veramente carino. E questo qua è di questo negozio francese, Duparel Umaem, penso di aver, sì vabbè, la mia pronuncia fa un po' schifo comunque, ed è 6 mesi questo, quindi lo metterà poi
verso quest'estate, luglio, agosto. Molto Ma carino. Sì? scusa, tu sei il youtuber, va tutto bene, ma qui quando si mangia? Perché questo ciucciotto me dà poco. Amore, adesso un momento ti dà la pappa. Vogliamo la pappa? Cucciola. La pappa?